Ciao a tutti, ben ritrovati o benvenuti sul mio canale. Qui è Mr. Skilltech e oggi siamo in un nuovo video. In questo video andiamo a vedere quali sono le tue migliori applicazioni per registrare lo schermo dei nostri dispositivi Android. E andremo a utilizzare ovviamente delle app che potete trovare tranquillamente sul Play Store. Ma prima di iniziare questo video ci tengo a ringraziare tutti coloro che si sono iscritti al canale nei giorni precedenti e soprattutto invito chi non l'avesse ancora fatto a seguirmi sulla page di Instagram che trovate in descrizione. È una page che ho aperto da poco in cui posterò contenuti esclusivi. Iniziamo quindi con il nostro video, la nostra top, e andiamo a vedere la prima app. Andiamo sul Play Store. La prima app è AZ Screen Recorder, un'app molto ben recensita che non pesa neanche troppo e che potete trovare sulla schermata principale dopo averla installata. Non ha un'interfaccia principale, l'unica cosa che dovete fare è cliccare sul simbolo della videocamera e accedere alle 5 funzioni principali. Nella rotellina andate a vedere le impostazioni per settare quello che sarà il vostro video, la risoluzione, i fotogrammi, il bitrate, l'orientamento e altre funzioni più specifiche. Vi ricordo comunque che è una versione non premium, quindi una versione base, ma che comunque è il massimo per chi vuole fare video, soprattutto non vuole che ci siano dei loghi fastidiosi che sono poi difficili se non impossibili da rimuovere con il video editing. A questo punto vi faccio vedere come iniziare una registrazione. Ovviamente non potrò farlo perché già sto registrando con l'altra applicazione. Per fare questo dovete cliccare sull'icona della videocamera e poi cliccare su avvia adesso. Ovviamente nelle impostazioni potete vedere anche qual è la cartella in cui verranno salvati i vostri file e nel mio caso è una cartella presente appunto nella galleria, una cartella a parte. Nel pulsante sotto la videocamera avete la possibilità di fare delle live, con l'immagine verde in alto potete fare screenshot, invece con l'immagine del regalo è la presenza della versione premium che in questo momento non ci interessa. Andiamo ora a vedere l'altra applicazione, datemi il tempo di switchare app e cambiare registrazione. Andiamo ora a vedere l'altra applicazione, Capture Recorder, andiamo a vederla prima sul Play Store. Come potete vedere anche questa è stata un'app che ha riscosso un buon successo dal pubblico, dovuto soprattutto al fatto che è abbastanza professionale e soprattutto non lascia loghi durante la registrazione che sarebbero difficili da rimuovere col post editing. Andiamo ora a vederla dalla schermata principale. Qui abbiamo i video registrati, abbiamo gli screenshot e i vari strumenti che ci permettono di andare a modificare i nostri video. Possiamo aggiungere delle transizioni, tagliare i video, aggiungere delle immagini, rimuovere la parte centrale, ruotare i video, aggiungere la musica e effettuare trasferimenti wifi. Se vi interessa ancora di più come utilizzare al meglio questa app, scrivetemelo nei commenti e faremo un tutorial a parte. Detto questo, andiamo a vedere le impostazioni che ci permettono di scegliere la risoluzione dei video e altre funzioni che potete tranquillamente esplorare e leggere. Se avete qualche dubbio potete scrivermelo tranquillamente nei commenti. E per quanto riguarda la registrazione, il metodo è analogo all'app vista prima. Cliccate sulla telecamera qua a destra, vi si apriranno quattro funzioni e la funzione per registrare è quella in alto con il pallino arancione. Se cliccate nella funzione, la seconda funzione, avrete l'accesso al menu e quindi alla schermata che vedete sullo sfondo. Se cliccate sulla terza funzione avrete una schermata, cioè uno screenshot. Invece con l'ultima avrete l'accensione della webcam. Quindi queste sono le nostre due app di oggi. Questo video finisce qui. Se volete altri video, altre top come questa, scrivetemelo nei commenti, fatemi sentire che ci siete, lasciate un mi piace. Ma soprattutto iscrivetevi per nuovi contenuti e altri video come questo. Quindi grazie a tutti e al prossimo video!